Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata della Computer Museo, puntata che sarà sull'unboxing di questa LED Magic Ball Light. Praticamente in questi giorni stiamo facendo un casino di video riguardanti luci stroboscopiche per discoteca oppure per party privati. Questo l'ho fatto perché molti di voi mi hanno chiesto già in passato, in quanto avevo fatto mi pare due o tre video riguardanti a come costruire delle lampade a tempo di musica, ma aveva chiesto se c'erano dei prodotti low cost riguardanti questa cosa. Ovviamente nei negozi di musica roba G vendono questi laser, oppure quello che vi ho fatto vedere l'altra volta è un laser di terza classe che comunque fa una bella luce ma che costa anche poco. Di solito un negozio di musica costano anche 50 o 90 euro questi laser grafici, e invece ne ho trovato uno a 20 euro. Ho girato un po', però l'ho trovato. Allora, oggi andiamo a vedere questa LED Magic Ball Light. Questa qui praticamente è la sosia delle luci praticamente che fanno multicolor RGB. Costa, di solito in negozio di musica costano anche 139 euro se non di più, perché ovviamente dovete prendere professionale. Però in questo caso abbiamo questa palla che abbiamo pagato da 40 euro che costava, siamo riusciti a farcela pagare 25 euro, quindi veramente un prezzo basso. In questo caso non so sinceramente dove farvela comprare, anche perché credo che si trovi su internet, ma almeno 25 euro non credo che si trovi. Poi magari avete fortuna e la trovate. Però andiamo ad unboxare. Il pacco non è che è chissà che è comunque, perché alla fine si apre e c'è già dentro la nostra mega palla. Allora, la nostra mega palla, oltre ad avere dentro il pacco questa palla qui, c'è dentro anche un foglio che praticamente è la configurazione della palla. Però che non vi sto qua a praticamente a dire, anche perché questo era solo l'unboxing di questa palla luminosa. Nella prossima puntata, lo so ragazzi che faccio delle puntate veramente brevi, però è solo per così separare tutti i video. Però vi prometto che nella prossima puntata vi faccio proprio vedere ogni singola funzione. Quindi alla prossima puntata.